Buonasera a tutti, benvenuti in questo video. Sto usando il telefono di Luca, infatti si vede, sono un po' la d'urso. È stata una domenica intensa, però siccome ho mangiato un pochino di più rispetto al solito, stasera saltiamo la cena, ma soprattutto ho deciso di stirare un pochino giusto per metabolizzare. Abbiamo fatto anche una bella passeggiata sul lago, c'era un mare di gente. E quindi ho pensato, perché no fare la recensione del ferro da stiro, visto che sto usando. Allora, il ferro da stiro alla fine ho comprato, aspettate che abbasso la fotocamera, ho comprato un brown, e questo qua è il Kerstyle numero 3. Allora, vi faccio vedere perché l'ho comprato. Primo motivo. Due persone, due signore che hanno commentato sotto il mio video dove chiedevo aiuto, mi hanno scritto che si sono trovate molto bene con il brown e quindi li ho presi in considerazione. Seconda cosa per cui ho scelto lui è perché fra tutti i ferri da stiro che sono andata a vedere, ne ho visti diversi, in tre posti diversi, a parte i Roventa, che sono molto conosciuti e hanno delle ottime recensioni, questo era quello con il ferro da stiro più leggero e quindi io appena l'ho alzato me ne sono innamorata. Vi faccio vedere infatti che è leggerissimo, è veramente leggero, non è troppo grosso, la piastra è quelle satinate e ha i buchi dappertutto. Fate attenzione perché molti ferri da stiro non hanno i buchi dappertutto come questo. Poi ha questa curva qua sotto che così non si inceppa quando stirate le camicie fra i bottoni, eccetera. E comunque la leggerezza mi ha conquistato. Poi mi ha conquistato anche questa cosa qua. Quando voi lo caricate, semplicemente fate così ed andate a riempirlo, vedete? Non avete bisogno di altre caraffe, è sempre una cosa, comunque un aiuto in più. È pronto in 3 minuti, barra massimo 4 da quando lo collegate. Vediamo un lato, perché è acceso ovviamente. Allora si accende e si spegne, semplicemente lucina. Spenta, lucina accesa. Qua c'è il vapore e questo reset dovrebbe venire fuori, accendersi. C'è un tastino piccolino qua fra questo che è la manopola del vapore e il tasto di accensione. C'è un piccolo tastino che segna reset. Questo reset significa che si accende quando c'è da fare la pulizia della caldaia. La pulizia consiste nel smontare questo pezzo, è tipo un bullone. Si smonta, si svita l'altro bullone che c'è dentro, si corica da un lato, si mette dell'acqua dentro, si sballotta un po' e in questo modo dovrebbe un pochino la caldaia dovrebbe pulirsi. Allora vi faccio vedere in azione il ferro da stiro, quindi cambio nuovamente inquadratura. Questo è un vestitino che ho comprato venerdì sera o giovedì, non mi ricordo più. Questo qua, vedete, l'ho lavato, lo vado a stirare, me lo poggio per bene qua. Adesso perdonatemi, magari non stiro benissimo perché volevo più che altro farvi vedere come stira. Allora, vediamo un po' di abbassare. Ecco qua, scusate la pancia. Allora, adesso voi non vedrete perché sembra abbastanza anche stirato, però ecco qua. Questo rumore è quando carica la caldaia, perché c'è due caldaie praticamente in questo ferro da stiro. Adesso qua vedete, sembra quasi stirato, però vi assicuro che è veramente stropicciato alla grande, è viscosa, quindi si stropiccia molto.
c'è la culissa, ok. Cioè, se vedete, fa veramente tanto vapore, è leggerissimo, una cosa bellissima. Qua c'è la manopola per regolare ovviamente tutte le temperature, dalla più bassa alla più alta, che è di qua, ovviamente, niente di che. Un'altra cosa che ho scoperto usandolo è che se voi premete velocemente il tasto qua sotto, questo qua, praticamente si blocca e fa il vapore continuo. Adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere anche quanto vapore fa. Non si vede, ma fa un sacco di vapore. Soprattutto è un vapore, secondo me, più asciutto del... Intanto ho visto una macchia che non è andata via, ma facciamo finta di niente. Praticamente questo ferro da stiro fa meno vapore di quello che avevo prima, secondo me, è meno potente, però è un vapore più asciutto, per cui stira molto, è efficace nello stiro. Adesso da stirare il rovescio, io quando stiro spesso acchiappo le macchie, ma questo abito qua ho pagato 2,19 euro, è stato maltrattato, cioè secondo me l'hanno anche pestato coi piedi, tipo, perché non è possibile. Però l'ho preso come un gattino abbandonato. Ecco qua. E mio outfit da cresima. Allora, cos'altro vi devo dire? Non c'è nient'altro da dire. Costa, io l'ho pagato 159 euro. Online si trova magari anche qualcosa meno, a volte qualcosa di più. E sono veramente contenta, perché io ero abituata a DeLonghi, ero proprio abituatissima, affezionata, però purtroppo non qua nei negozi a Biella non trovavo più la marca DeLonghi, e mi sembra che sia stata un po' messa da parte. Tra l'altro ho provato a cercare anche le recensioni del Brown e sono molto buone, anche di quello compact. Quello compact è quello con sotto la caldaietta, è proprio più compatto, cioè il ferro da stiro e sopra la sua caldaietta è un pochino più compatto, ma devo dire che anche questo qua non occupa molto spazio, per cui va, cioè secondo me va molto bene. Tra l'altro il DeLonghi l'avevo portato 2 o 3 volte a riparare, e quindi ho voluto provare Brown per vedere se magari riesco, cioè è meno delicato del DeLonghi, che con cui comunque mi sono trovata benissimo, ma secondo me questo qua è altrettanto valido, se non di più, ed è anche più leggero. La televendita è finita, vi mando un bacione, se avete delle richieste fatemele qua sotto al video, però voglio dire, penso di aver detto tutto, è un semplice ferro da stiro, niente di che, e questa dovrebbe anche essere una piastra che non attacca su molti tessuti, e deve essere anche una piastra che non lascia l'effetto lucido sui tessuti neri, ovviamente. Basta, io vi saluto e un bacio, ciao!